Consiglio Comunale, prorogata la convenzione con l'azienda metropolitana Trasporti. Raccolta differenziata, si parte già dalla prossima settimana. Presentato dalla Regione Siciliana, la presa del castello, evento interamente svolto sul castello normanno. A Villa Fortuna una mostra dedicata al tradizionale evento Pisci a Mari. In Chiesa Madre il coro Monteverdi per il concerto di fine anno. Buon anno a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo subito a parlare di politica locale, ultimo consiglio comunale dell'anno, con il servizio di trasporto pubblico tra i punti più discussi. Prorogata infatti la convenzione con l'azienda metropolitana Trasporti per la linea 534. Lucia Seminara. Trasporto pubblico locale in consiglio comunale. Ultima seduta dell'anno con diversi punti all'ordine del giorno, ma su cui ci si è focalizzati sul primo. Proroga della convenzione tra il comune di Escicastello e l'azienda metropolitana Trasporti per la linea 534 Catania-Citrezza. I consiglieri riuniti di nuovo a Villa Fortuna per via dei lavori che costringono ancora la chiusura del municipio, dopo un dibattito hanno votato per la proroga di altri 6 mesi. 11 i favorevoli per un servizio di cui molti utenti ne usufruiscono, che oltre ad essere composto da pendolari studenti, sono turisti che pernottano nelle strutture ricettive della zona. L'EMT in sé vanta un debito finanziario di circa 8 milioni di euro. Presenta infatti delle irregolarità nel DURC, il documento unico di regolarità contributiva che gli enti pubblici, appaltanti, le imprese o altri soggetti devono avere per dimostrare di aver raggiunto regolarmente gli obiettivi contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. L'irregolarità che presenta nei confronti dell'INPS e questo influisce sulla sua precarietà, sebbene i vertici stanno lavorando per il risanamento. Al comune di Escicastello il mantenimento del servizio ammonta a circa 100.000 euro all'anno, un argomento che riscalda gli animi dei consiglieri e dei cittadini, poiché da una parte si studia come mantenere economicamente questo servizio, dall'altra il timore che possa essere soppressa la linea. Tra gli altri punti discussi, l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili al 31 dicembre 2015, seguita dalla fase ispettiva che ha visto il reddito di cittadinanza proposto dai consiglieri Antonio Guarnera e Antonio Maugeri e le convenzioni con le attività sportive e ricreative della 7ª Commissione consigliare. Ancora maltempo in Sicilia, ad Escicastello, un albero si è spaccato in due in via Re Martino all'altezza del civico 54. Il tratto è stato chiuso al transito veicolare per impedire la caduta ai passanti. E parliamo di raccolta differenziata, salvaguardia dell'ambiente attraverso la differenziazione dei rifiuti. Si è svolta ad Escicastello la discussione riguardo l'ordinanza in riferimento alla raccolta differenziata, in particolare le nuove direttive riguardanti i rifiuti definiti umido. I dettagli, Gianmario Spina. Giovedì 29 dicembre alle ore 16 al centro anziani di via Re Martino si è svolta una riunione informativa per tutti i cittadini del comune di Escicastello riguardante l'ordinanza numero 233 del 13-12 appena trascorso, che va a modificare la disciplina per il conferimento dei rifiuti. In particolare la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense, il cosiddetto umido. Tale ordinanza stabilisce che a partire dal giorno 9 gennaio 2017, nei giorni feriali lunedì, giovedì e sabato, si potrà conferire l'umido dalle ore 5 alle ore 7 del mattino, mentre l'indifferenziato martedì, mercoledì, venerdì, la domenica e giorni festivi infrasettimanali. Per questione di chiarezza, quando si parla di umido, vorrà dire che si potranno conferire a quell'ora, in quei giorni e non oltre, scarti di cucina, avanzi di cibo, pane raffermo, salviette, fazzolettine e tovaglioli unti, cartoni delle pizze sporchi, eccetera. Tutti raccolti all'interno di sacchetti esclusivamente biodegradabili trasparenti. Pertanto, non potranno essere utilizzati sacchi neri non riciclabili. Si è più volte sottolineato che tale ordinanza è valevole solo e soltanto per chi è adibito al porta a porta. I punti critici della riunione sollevati dai concittadini hanno fatto riferimento all'orario di conferimento, il quale sembra essere difficoltoso, soprattutto per la stagione invernale, per i più anziani.
I rappresentanti della riunione hanno dichiarato altresì che tale orario è stato stabilito per una questione igienico-sanitaria. Si valuterà comunque la modifica dell'ordinanza, nel quale si darà la possibilità a chi possiede contenitori in plastica dove poter immettere l'umido di poter conferirlo fuori dalla propria abitazione, intorno alle ore 20 invece che la mattina. Inoltre, i giorni scelti per il conferimento sono tali così da iniziare ad abituare i cittadini per il futuro prossimo, cioè dare lo stesso numero di giorni per la differenziazione dei rifiuti che poi saranno dati in futuro, in occasione della raccolta definitiva. Ospiti dell'evento, il vice sindaco Ezio Carbone, assessore ai lavori pubblici Salvo Danubio, dottoressa Emilia Del Popolo, capo area raccolta. L'assessore ai lavori pubblici all'ambiente Salvo Danubio ha dichiarato: in realtà con la nuova ordinanza che partirà il 9 gennaio accadrà nel nostro territorio un servizio che cercherà di differenziare quanto più possibile i rifiuti. Di fatto chi sta usufruendo del servizio porta a porta, la maggior parte dei nostri cittadini, cioè tutte quelle persone che la mattina depositano i sacchetti davanti alle proprie abitazioni, dovranno dividere l'umido da quello che è i rifiuti indifferenziati. Quindi questi cittadini nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dovranno uscire fuori davanti alle proprie abitazioni con dei sacchetti biodegradabili questo umido. Diciamo, questa è la prima parte per cui poi ci porterà verso quello che poi sarà, diciamo, la grande rivoluzione dei rifiuti ad Aci Castello, ma questo poi si avvertirà durante il vivo dell'appalto, quando prenderà, diciamo, si andrà a regime con il nuovo appalto. L'importante è adesso ricordare che questa ordinanza prevede solo la divisione dell'umido, quindi l'umido va raccolto in dei contenitori, in dei sacchetti biodegradabili e verranno messi fuori dai cittadini nei giorni lunedì, giovedì e sabato dalle 5 alle 7. L'amministrazione sta valutando in questi giorni anche di modificare in parte l'ordinanza affinché chi possiede, diciamo, un contenitore di plastica, quindi che può conservare il sacchetto durante la sera, possa anche prevedere di mettere questo cassonetto al di fuori alle 8, anche per evitare disagi ai cittadini. Ma i vantaggi, innanzitutto il primo vantaggio è cercare di rispettare l'amministrazione, perché diciamo, si va verso quest'ottica, chi ha pensato la legge. È chiaro che ci saranno anche dei risparmi a lungo termine e tra l'altro ci eviterà, ed è per questo che abbiamo fatto l'ordinanza, di imbatterci in quello che è l'ecotassa, che chiaramente dobbiamo rispettare quelle sono le ordinanze a partire appunto dal mese di gennaio. Infine è stata informata la cittadinanza che ogni qualvolta ci sarà un'anomalia nel conferimento dei rifiuti, tale conferimento verrà contrassegnato con un bollino e non verrà ritirato. Per qualsiasi informazione è attivo il numero 737-3520. Abituarsi alla salvaguardia dell'ambiente attraverso la raccolta differenziata è un gesto che aiuterà in primis la natura, ma anche noi stessi, per beneficiare di un risparmio sulla tassa stessa, oltre che ad uno sgravio in più previsto in futuro grazie ai dettagli che verranno definiti nel nuovo appalto per tutti coloro che attueranno il compostaggio. Si è svolto lo scorso 28 dicembre sul castello normanno di Aci Castello l'evento intitolato La presa del castello, presentato dalla Regione Siciliana, dall'Assessorato dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania, in collaborazione con il Comune di Aci Castello. Ma sentiamo il servizio di Ottavia Privitera. Il 28 dicembre scorso si è svolto l'evento La presa del castello, presentato dalla Regione Sicilia, dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Entità Siciliana, la Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania ed in collaborazione con il Comune di Aci Castello. Una conferenza che si è svolta sul castello normanno di Aci Castello, dove erano presenti Maria Grazia Patanè, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambienti di Catania, Chi Patanè, stilista degli abiti esposti ed indossati nelle edizioni precedenti, Enrico Blanco, giornalista, ed Ezio Carbone, vice sindaco di Aci Castello. La storia della presa del castello nasce nel 1414 a.C. con le prime battaglie navali ed è una storia ricca di glorie, di tragedie e di avventure che avranno fine solo nel 1393 quando Martino delle Colline assediò il castello occupato da Artale, che
che solo dopo 3 anni conquistò e diventò re. La prima rappresentazione della presa del castello avvenne nel settembre del 1822, che fu un'idea del vicario di Acicastello Mauro Nicolosi, fino al settembre 1843 in occasione della festa di San Mauro Abate festeggiata in estate. Fu scoperta e riscritta dal giornalista Enrico Blanco e portata in scena in Piazza Castello il 21 agosto 1987, con la collaborazione del regista catanese Gioacchino Palumbo e i suoi attori professionisti. Ad oggi questa tradizione è andata svanendo. Sul castello si è potuto assistere a una rappresentazione teatrale di qualche minuto e si potevano vedere gli abiti cuciti dallo stilista Patanè. Ad Aci Trezza, a Villa Fortuna, una mostra che ha proposto l'esposizione della riproduzione scenica dell'imbarcazione usata per il tradizionale evento Upisci a Mari. È andato per noi Gianmario Spina. La pantomima Upisci a Mari è una tradizione popolare trezzota che risale alla prima metà del XVIII secolo, quando fu inaugurata la statua del santo patrono di Aci Trezza, San Giovanni Battista. Difatti, proprio in occasione di tale ricorrenza, il 24 giugno di ogni anno, si svolge la manifestazione. Tutto inizia con la calata dei pescatori verso il mare a bordo di una barca. 5 uomini si avviano ballando sulle note di musica tradizionali. Arrivati sulla piazza centrale del paese, antistante la chiesa madre, invocano San Giovanni Battista affinché tutto possa andare bene. Iniziano così la pesca del pesce, rappresentata da un ragazzo che cerca di non essere arpionato. Inizia una vera e propria lotta. Il pesce viene più volte infilzato e catturato, tenuto per le braccia e per le gambe a bordo dell'imbarcazione. Successivamente però riesce a scappare, creando lo sconforto tra i pescatori che rovesciano la barca gettandosi in mare, tra il susseguirsi di tuffi da parte dei giovani presenti. Così si chiude tale manifestazione che rappresenta la continua lotta dell'uomo per sopravvivere in questi luoghi. Ospiti dell'evento, Sandro Barbagallo, dirigente del Museo Vaticano, cresciuto da Aci Trezza, che esprime la sua commozione e felicità per tale evento. Capitano di vascello, padre Giovanni Mannino, vice sindaco Ezio Carbone, segretario generale UGL Catania. Inoltre, la manifestazione è stata arricchita anche dalla presenza di Giovanni Mirabella, detto il poeta, che ha deliziato il pubblico con alcuni versi. Presente anche Rosa Orlando, etnoantropologa, la dottoressa Maria Grazia Patanè, sovrintendenza dei beni culturali. È stata fatta anche una dedica particolare verso i 2 ragazzi ancora dispersi a mare qualche settimana fa da parte di uno dei protagonisti della pantomima, che ha sottolineato quanto a volte il mare possa essere impervio, augurando che possano essere ritrovati. Infine, ha lasciato dichiarazione il vice sindaco Ezio Carbone. Basta girare lo sguardo e abbiamo un panorama eccezionale. Abbiamo un patrimonio ambientale che è invidiato, penso, un po' da tutti. Però è anche vero che la nostra bravura e la nostra forza è data da ragazzi come Giuseppe, come i ragazzi che si sono esibiti prima, dal presidente della Commissione San Giovanni Battista, da tutti coloro che credono e hanno creduto fortemente in queste tradizioni, che da anni si impegnano affinché queste siano il punto di forza, l'identità, il DNA di Aci Trezza, della nostra comunità. La stessa cosa l'abbiamo vista anche il 28 ad Aci Castello con la presa del castello. Abbiamo visto tante comparse, tanti castellesi che sono venuti con le lacrime agli occhi ricordando 20 anni fa quando galoppavano a cavallo, recitavano sul castello, e per noi come amministrazione questi 2 progetti sono stati l'occasione per far rivivere 2 momenti e destagionalizzare anche 2 momenti e permettere al turista, a chiunque viene, che questo per noi è l'inizio di un percorso che io ho già in testa e che intendo realizzare affinché chi viene nel nostro territorio possa godere sempre di queste bellezze. Noi siamo fortunati perché ogni 24 giugno, grazie a loro, ogni pomeriggio alle 4:30 o da un lato o da un altro lato del paese godiamo di questa meraviglia. L'associazione Mare Nostrum organizza una serata per giovedì 5 gennaio nella chiesa di San Giuseppe ad Aci Castello alle ore 19:30, dalla favola al canto, poesie e canti natalizi e della tradizione siciliana. Una luce di speranza, 4ª edizione festa di inizio anno dedicata a tutta la cittadinanza. Balli, tombola, sketch teatrali. Venerdì 6 gennaio a partire dalle ore 15:30 allo Sheraton Hotel di Cannizzaro. L'ingresso è libero. Ancora una volta il coro Monteverdi rappresenta tutto lo spirito natalizio del momento nel concerto che si è svolto venerdì 30 in Chiesa Madre. Seguito per noi da Marisa Battiato.
In un periodo in cui la solennità del Natale e la sua atmosfera unisce e rende ancora più legate le famiglie, è naturale per tutti pensare alla Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, che infatti viene festeggiata e onorata il 30 dicembre. Così è stato anche nella nostra parrocchia durante una celebrazione in cui le protagoniste sono ovviamente state tutte le famiglie riunite, ma anche le diverse coppie che hanno durante questo 2016 celebrato importanti anniversari di matrimonio. A conclusione della celebrazione, inoltre, l'atmosfera di festa e di convivialità è stata cresciuta dall'esibizione del coro Monteverdi di Cicastello, che come ogni anno ha regalato a tutti i presenti momenti di musica e canto straordinari. Nel vostro repertorio, seguito e curato durante tutto l'anno dal direttore Carmen Firocchiaro, ha trovato spazio anche il talento al fagotto del maestro Giovanni Rosso, che ha aggiunto un tocco di novità al consueto concerto natalizio a cui la parrocchia rimane anno dopo anno affezionata. E questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ricordo che questa edizione del telegiornale è disponibile anche online collegandovi al nostro sito www.tvaccicastello.it o alle nostre pagine Facebook e YouTube. E noi ci rivediamo alla prossima edizione. Grazie per l'attenzione e ancora auguri di un felice anno nuovo.